Buongiorno e buon 2021. Oggi vi voglio spiegare come funziona il vaccino per SARS-CoV-2, almeno i due vaccini a mRNA che in questo momento sono a disposizione in Italia e negli altri paesi europei. Questo è il virus, ovvero il SARS-CoV-2. Vedete che è fatto come una corona, cioè un coronavirus. Abbiamo tutto intorno questi pallini che sono poi la proteina spike, che sono i pezzi della corona. Questo è l'mRNA. Cos'è l'mRNA? È una sequenza di informazioni, cioè ci sono le informazioni che in qualche modo di tutto il patrimonio del nostro virus. Quindi all'interno di questo c'è ogni tipo di informazione. È un po' come se fosse una stick all'interno del quale c'è la musica, ci sono i documenti da stampare. Vedi, qui tutte le informazioni del virus, ivi comprese quelle per produrre le varie parti del virus, in particolare della proteina spike. Perché questa proteina è così importante? Perché questa è la cellula del nostro corpo, d'accordo? Una qualunque cella del nostro corpo. Lo vedete questo qua? Che cos'è questo qui? Questo qui si chiama recettore, cioè la parte a cui il virus si va a legare, cioè si attacca per attaccare la nostra cellula. Bene, su questa si va a attaccare la proteina spike, quindi quella proteina che sta alla parte esterna del nostro virus. Come funziona il vaccino? Molto semplice. Il vaccino a mRNA è un messaggio, quello dell'mRNA, che viene contenuto nella fiala dove viene fatto il vaccino, e all'interno della nostra fiala c'è questa informazione, cioè un po' come fosse uno stick, come fosse una chiavettina della musica, delle informazioni dove servi. Bene, iniettiamo questa informazione all'interno del nostro corpo, e cosa succede all'interno del nostro corpo? Questa RNA si lega al ribosoma. Il ribosoma è una stampante, come fosse una stampante, è come fosse quella chiave che noi mettiamo all'interno del nostro computer, all'interno della nostra, delle nostre, con tutte le nostre informazioni. Bene, il ribosoma a quel punto cosa fa? Legge l'informazione che c'è su questo RNA e inizia a produrre che cosa? Inizia a produrre le proteine spike. A questo punto cosa succede? Ci sono delle fotosegnaletiche che entrano nel nostro corpo, arrivano gli anticorpi, e gli anticorpi cosa fanno? Si mangiano le proteine, cioè si mangiano la proteina spike, ma nello stesso tempo, nel momento in cui la mangiano, imparano a ucciderla, e in qualche modo la imparano, la mettono al loro interno, e se un domani la nostra cellula viene nuovamente in contatto con il virus, a quel punto la riconoscono e la uccidono. Questo è il meccanismo attraverso il quale il vaccino funziona. Vaccino sicuro più di ogni altro, perché porta un'informazione e non porta nessun tipo né di virus vivo, né di virus attenuato, né di virus morto.